emozione indescrivibile. Io penso ai livelli dell'anno scorso, forse qualcosa di più pure come emozioni. Il boato dell'Ezio Uscida quando ha segnato il Palermo. Non ci volevo credere. Non ci, dico la verità, sentivo troppo silenzio fino al 31esimo. Io vedevo sempre il tempo fino al 31esimo. Insomma, hanno esultato, dicevo no, è uno scherzo. Hanno esultato così, invece è assurdo. È stato assurdo. E ringraziamenti di fine stagione? Ringraziamenti a tutti, dai. A tutti i miei compagni che mi sono stati vicini tutto l'anno, a Mario, Federico, Diego. Senti, ma quest'anno... Antonio pure. Antonio! Acqua, questi, tutti. Com'è Mario? Com'è? Hunter! No, lui lo fa bene. Hunter! ma niente capelli rosso-blu, non vi siete tagliati nulla? No. Scaramanzia, non avete organizzato nulla. Non abbiamo organizzato nulla. Volevamo aspettare Mario, fino alla fine. Sì, Antonio Pizza! Grazie a Martella. Mario Sampirisi, si è partito titolare la defezione di Rosi, ti ha dedicato questi 90 minuti che rimarranno nella storia del Crotone. Sì, oggi è stata veramente qualcosa di straordinario. A pensarlo 3 mesi fa era impensabile. Però noi ci abbiamo sempre creduto, la verità è quella che grazie alla società, al mister, siamo sempre stati uniti, abbiamo sempre lavorato bene, quello è, i frutti arrivano, ci godiamo questa partita, questa serata che è magnifica. Bruno ha detto un tuffo al cuore quando è arrivato il boato degli spalti, tu cosa hai provato? Io non ci credevo, infatti non capivo se era vero o no. Chiedevo dalla panchina, nessuno mi rispondeva perché tutti esultavano. Ma poi quando è arrivato il 2-0... ha detto dai, qua ce l'abbiamo fatta. Poi sul 2-1 ho detto aia, aspettiamo la fine.